negli episodi precedenti di Cotto e Frullato. Matteo, come che dici? A bomba? Home run, motherfucker. Ma che cazzo sei? My name is Dave Poplawski. Ci sono stati segnalati 2 extracomunitari in fuga dalla zona dell'esplosione. Ci sono sempre degli extracomunitari in fuga quando succede qualcosa. Il suo amico qui, il signor Poplawski, non la pensa come lei. Poplawski non è un mio amico, già tanto ce lo conosco a quello. Fuck you cops! Signor Poplawski, ti sconsiglio vivamente di attirare... Listen, Vergatini, tu sei mio avvocato, non dici me cosa io deve fare, ok? Sa. Cari frullomani, oggi è una giornata un po' particolare. In realtà devo iniziare dandovi una brutta notizia. Ho venduto Cotto e Frullato. Lo so. Io comunque spero che la nuova gestione cinese sia all'altezza e vi faccia divertire come vi ho fatto divertire io. È che io da solo il canale non riesco a mandarlo avanti. Non sono capace. Voi vi siete sempre arrabbiati con me, ma non è mai stata colpa mia. Ormai è passato un anno da quando Paolo e gli altri sono morti nell'esplosione. È stato un anno difficile. Che ci crediate o no, è stato un anno molto difficile. Però è giusto che io torni qui, davanti alla telecamera, per un'ultima volta, davanti a voi, davanti alla cucina, al frullato. E proprio di frullato voglio parlare. Stephen J. Poplawski, inventore del frullatore e fondatore della frullanza. Lui ha creato questo magico apparecchio soltanto con uno scopo, quello di ottenere la sua bevanda preferita, latte e malto. E quindi io, oggi, voglio regalare a voi e a me stesso il frullato della leggenda. Pastiera napoletana e latte al malto. Sigla. Di cosa avremo bisogno per preparare la pastiera e il latte al malto? 400 g di ricotta, uova, cannella, frutta candita, aroma arancio, pasta per la pastiera, 200 ml di latte, 4 albumi, 250 g di grano cotto, limoni e basta. Mentre per fare il latte e malto ci vuole latte e malto. Come si prepara la pastiera? Innanzitutto prendiamo i 250 g di grano cotto e 200 ml di latte e li mettiamo in una padella. E facciamo cuocere insieme al latte a fiamma media fino a ebollizione. Nel frattempo prepariamo la pasta. Prima stendiamola perché questa è molto grande. Tagliamo il bordo di circa un centimetro e mezzo. Che cazzo, sei un giotto? E là, tranquilli, questa pasta che avanza non va buttata, non si butta via niente. La adagiamo nell'altro vassoio che abbiamo preparato qui, un po' a cazzo. E questa la mettiamo da parte. E questa la buttiamo. E questa giriamo un pendolino. Prendiamo poi un ciotolone. E mettiamo 400 g di ricotta fresca. Ma se è buona, senti che odore. Giù di ricotta. 300 g di zucchero. Mescoliamo, come vi ho sempre detto, mi viene da piangere, quanti ricordi. 3 serie col destro e 3 serie col sinistro. Deve venire una crema come questa. Andiamo giù di frutta candita all'arancio, è vero? Frutta candita al cedro, vero? Aroma arancio, sembra un profumo. Un po' di cannella. Ok, basta. Scorza di limone. Questo limone si chiama Martin. Martin Scorsese. Giriamo un altro po', qui è pronto, spegniamo e lasciamo raffreddare. Usiamo 4 uova. Ci sono tante leggende che parlano della nascita della pastiera napoletana. Una tra queste racconta della sirena Partenope, che allietando con il suo canto gli abitanti di Napoli, ricevette 7 doni, che poi sono gli ingredienti che servono per fare la pastiera. Pensate che cosa bella, un tempo, quando i napoletani sentivano la sirena, erano tutti felici e adesso scappano. E questo non ci possiamo fare niente. Scappano a prendere la pastiera, appunto, perché ormai la sanno già fare, non hanno bisogno di 7 doni. E gli ingredienti.
Qui abbiamo il malgala la mamma nato e possiamo inserirvi, incunearvi, incitranzarvi dentro quello che abbiamo poc'anzi preparato. Sembra sperma di vecchio. Che ha stagnato 31 anni e poi viene all'improvviso a una polluzione notturna. Che acquolina. Sentite che odore, è buonissimo. E mettiamo da parte il nostro impasto, perché ci sono da aggiungere gli albumi. Pensate, gli albumi vengono venduti anche in bustine. Infatti sono gli albumi di figurine. Prendiamo la frusta elettrica, quella data a Zorro quando è andato a lavorare all'Enel. Montiamo i 4 albumi, ma non versatelo tutto. Tenetene un cicinino così da parte, che poi diamo una spolverata finale prima di mettere in forno. Ah, sentite con quanta energia questi albumi vengono montati. Pensate, il primo che ha montato gli albumi era uno svedese. Basta. Adesso versiamo dolcemente, molto delicatamente, gli albumi. È un pezzo unico. Buttiamoli tutti. E poi, piano piano. Sennò questi si smonta. Adesso che abbiamo finito di mescolare questo abominio zuccheroso che va contro ogni legge dietetica, cominciamo a far scaldare il forno a 180-200 gradi. Prendiamo la pasta che abbiamo preparato prima e versiamo questo coso, questa crema, questa zuppa che abbiamo preparato prima giù. Sembra il vomito di un vecchio. Basta, che sennò straborda. Ricordate il bordo che abbiamo tagliato prima e abbiamo deciso di non buttare? Lo riutilizziamo per fare un disegnino sulla zuppa. Così e così. È caldo il forno. E prima di metterla in forno, spennelliamo l'albume piano piano e lo facciamo andare solo su questa cagata che ho fatto. Molto bene, mentre la pastiera è in forno a 200 gradi circa per un'ora, prepariamo il mantle. Prendiamo mezzo litro di latte e lo mettiamo in un pentolino. 3 cucchiaini di malto, la maiala della tua sorella, di tua madre e la puttana di tua nonna, perché mi hai smerdato tutta la cucina. E lasciamo a bollire. Però devo accendere. Vi ricordate nella prima puntata quando vi ho detto che noi di Cotto e Frullato siamo diversi? Noi di Cotto e Frullato aspettiamo veramente il tempo che ci vuole per cuocere gli ingredienti. Ma i cinesi mi mettono fretta e quindi io ho già preparato una pastiera prima. Ce l'ho già qui. E tra l'altro fa un ottimo odore. Ora che è arrivata all'ebollizione, spegniamo. Fermati! Leviamo dal caldo e lasciamo depositare per un paio di minuti. Prendiamo il mio fedele compagno. Pensate, l'unica cosa intatta che era rimasta nella casa. Ho preso il tappo da terra, l'ho pulito, 2 sputazzi. E adesso è come nuovo. Ed è sempre con me, non mi ha mai abbandonato. Non come gli altri, che sono morti. Stronzo. È arrivato il momento della frullanza leggendaria. Chissà se riuscirò a montare le musiche da solo. Tagliamo una fetta di pastiera napoletana. E la buttiamo giù. E poi del latte al malto. Versatelo fino a sovrastare completamente la pastiera che avete messo. E quindi, è in onore a Stephen J. Poplawski, è in onore ai miei amici caduti, è in onore alla pastiera napoletana, che è arrivato il momento della frullanza. Guardate, è incredibile come cotante energia che rappresenta la pastiera napoletana. Questo dolce buonissimo si va ad unire alla bevanda preferita di Stephen J. Poplawski, il latte al malto. E stop. L'odore è buonissimo. Si sentono le reti degli accalappi accanditi che hanno accalappiato i canditi. Potrebbe essere un ottimo frullato pasquale. O Carmelo, o Giuseppe. Ma andiamo ad assaggiare. Sarò sincero con voi. Brucia. Ovviamente io sono un genio.
ve la voglio dire da solo, perché per salutarvi finalmente, prima della cessione ai cinesi, ho frullato le uova e il latte. Mancava la pancetta e io stanotte cacavo tirannosauri. Quanto cazzo ne sapeva Stephen J. Poplawski? È ottimo, al sapore è buono, si sente ogni piccolo candito, si sente il malto che mangi la mattina. Ogni mattina un frullatore si sveglia e sa che le sue lame dovranno frullare più veloce dei suoi ingredienti o non compirà il suo dovere. Ogni mattina un ingrediente si sveglia e sa che dovrà assecondare le lame del frullatore o il suo scopo sarà vano. Non è importante se sei un frullatore o un ingrediente. L'importante è che frulli. Ho dato due sorsi belli abbondanti. Vi giuro che se non fossi intollerante a praticamente il 99% delle cose che ci sono qui dentro, me la berrei tutto quanto. Ma siccome il mio intestino tenue e io siamo amici, ci tengo a lui. Se solo i ragazzi potessero assaggiarlo. Addio, testa di cazzo. Insegnate agli angeli a ma come prendere... Ma scusa, ma non oh, Poplawski, Dani, lui è quello che mi ha salvato la vita. Guarda, ho appena fatto il frullato di tuo nonno. What are you doing? Ma what the che? Fucking Chinese, Mauricio. I know that you've induto Cody and frullato. I told you to wait. Ho detto aspettare. Aspettare. Aspettare cosa? È un anno che gli altri sono morti. Io non posso andare avanti così. Damn it, Mauricio, fuck! You gotta be trusting me! Con tuo aiuto, a tutti, io posso sistemare le cose. Ma sistemare che? Cosa? Eh? Che non sappiamo neanche che cazzo di fine ha fatto Nino. We can fucking track him down! Stiamo svolgendo le nostre ricerche. Possiamo trovare il signor 666. Non mi interessa più. Sì, per quanto riguarda la questione di chi si è interessato alla questione del... Ho detto che non mi interessa! We don't fucking know who these people are. Fuori da casa mia. Now you gotta fucking listen to me. Articolo 614 del codice penale, violazione di domicilio. Articolo 581, percosse. Articolo 610, violenza privata. Articolo 584, omicidio preterintenzionale. Oppure è colposo. Oddio, c'è pure l'aggravante dell'arma. Però potrebbe essere solo un dolo eventuale. E ci sono le attenuanti generiche, senza contare la posizione di garanzia nei confronti del mio cliente, giusto? No. No, giusto un cazzo, non posso farlo. No, al diavolo! Fossi in te non lo farei. Ho detto fuori da casa mia! You are wrong, man. When you will realize it's gonna be too late. Avvocato, let's go. Capo, l'acquisizione è stata del tutto completata. Avremmo potuto evitarci di passare un anno fra le bische di mezza Asia. Abbiamo chiuso l'affare con quattro spiccioli. Aveva proprio ragione, e quello lì non è altro che un povero idiota. Comunque ora i documenti sono stati depositati e adesso è tutto a posto. Bravo Nani, ottimo lavoro. Adesso ti devo lasciare che devo finire una cosa.
Oyo? Sichuan. Stai calma con sto martello. Ragazzi, per chi non ha capito un cazzo, si vada a vedere la prima stagione di Cotto e Frullato. Per chi è contento che la seconda stagione sia iniziata, ovvero Cotto e Frullato Z, e ci vuole supportare, condividete questo cazzo di video. Continuate a seguire le puntate, anche se c'è in cinese, io un modo me lo trovo, tanto sono di Prato, non so come si fa a trattare con loro. Condividete questo cazzo di video, i video che vi piacciono. Madonna, il pugno che mi ha tirato. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e supportateci acquistando le magliette, i gadget, i preservativi con la mia faccia alla fine che fa così quando venite. Mi raccomando, siate sempre partecipi alla frullanza.